Il Verdi, c'è un video che tu non ti puoi perdere perché ti dà tutti i consigli che sono tutti, tutti belli. Che non fa rima, chi se ne frega perché è il venerdì e lui si chiama, sì, così si chiama il video del venerdì. Ovviamente lo sapete già. La musica è mia. Le parole sono mie. I diritti sono miei. Vi prego. Scusate. Sai com'è? Quando uno viene fuori da una settimana di quelle proprio challenging. Facile reggere psicologicamente. Dobbiamo pizzicare il naso. Però è così. Allora, ragazzi, benvenuti al video del venerdì. La sigla, come sempre, è qualcosa di importante. Benvenuti sul canale YouTube della fisica che ci piace. Se siete nuovi su questo canale, benvenuti, ragazzi, divertitevi, ascoltatemi, scrivete, ma fate quello che ve pare, dice qualcuno. Perché è un canale dove si studia fisica, matematica, ma da un po' di tempo con questo fantastico video del venerdì mi sto aprendo a quello che vuol dire parlare con tutti quelli che seguono il mio canale, cioè con i miei followers. Parlare di tanti temi, parlare di temi a volte molto delicati, importanti, a volte discutere di consigli, strategie, trucchi, rimedi per fare determinate cose. Altre volte avete visto i video dedicati all'inglese. Ma oggi è speciale. Oggi è speciale perché è uno di quei video in cui io, attraverso la volontà di volervi consigliare, dare una strada importante da seguire, racconto anche un po' me stesso. E mi piace perché io sono stato studente come voi. Naturalmente adesso mi rivolgo a tutti quelli che hanno, che so, 14, 15, 13, 12, 10, 20 anni, 25. Tutti quelli che guardano questo canale magari sono studenti in questo momento, quindi ho vissuto le vostre stesse paure, quelle che alcuni di voi, mi auguro tanti di voi, percepiscano come paure, perché siete degli esseri umani e siamo degli esseri umani, anche io l'ho vissute. Anche io le vivo. Partiamo proprio da questo. Il tema di oggi, il video di oggi si chiama Affrontare le proprie paure. Sette rimedi, i miei consigli. Io sto parlando, ragazzi, come Vincenzo in questo momento, va bene? Neanche come il prof. Quindi parlo come me stesso. Non è un video guardalo e diventerai mandrake. No, non è il video di questi generi. E fidatevi, non esistono video di questi generi. Non esiste chi vi dà una soluzione in 10 minuti, ma esiste chi vi racconta qualcosa e vi dice la propria esperienza, vi racconta i propri sbagli, i propri rimorsi, i propri passi falsi, i propri rimpianti, perché attraverso quelli sono passate le mie paure. Come studente, come musicista, adesso come insegnante, come personaggio pubblico, come YouTuber, come direttore di coro, come amico di qualcuno, come compagno di qualcuno, come figlio. Ahimè, non come genitore, perché io non sono un genitore, però ho tanti amici che lo sono e quindi vivo attraverso me quello che è lo stato della paura, che ragazzi fa parte di ognuno di noi. Allora, io prendo la mia lavagnetta, come sapete, insomma, la strategia che utilizzo è sempre quella, il percorso più che strategia, perché vorrei sempre accompagnarvi attraverso un senso logico. D'altronde sono un fisico e quindi voglio seguire una logica in quello che faccio, sulla quale io ho appuntato sette step per affrontare le tue paure e li voglio parlare con te. Però, come al solito, prima di tutto leggiamoli, poi diciamo una chiacchiera che riguarda il canale in generale e poi partiamo. Allora, andiamo in ordine, senza commenti. 1. Accettale. 2. Guardati intorno. 3. Amati. 4. Sii
No obiettivi, sì viaggio. 5 yoga. 7, scusatemi, 6, parla. 7, rapporta tutto alla vita. Allora, prima di affrontare, naturalmente, punto dopo punto, e di aspettare i vostri commenti alla fine del video, so che lo starete commentando in questo momento per la premiere, ma mi aspetto che voi diciate la vostra alla fine del video sotto nei commenti. Prima di fare questo, però, vi ricordo che mi trovate anche in Instagram e di solito sul profilo Instagram io spoilerò gli argomenti che tratterò mano a mano. Mi trovate in Telegram da pochissimo, ho creato un canale che utilizzo in maniera diversa, cioè ogni tanto su Telegram condivido qualcosa che non c'entra niente con quello che sto facendo durante quella settimana su YouTube. Quindi creo un consiglio ad hoc che dovrebbe essere esteso solamente ad alcune persone, ma in realtà lo creo in generale, quindi fidatevi, iscrivetevi al mio canale Telegram. Naturalmente Instagram, la fisica che ci piace, Telegram, la fisica che ci piace. Ancora mi potete seguire su Sky, canale 887, ogni lunedì, lo pubblico di solito in Instagram, dico di questa cosa. Da un po' di tempo, insomma, anche in Rai, ogni tanto sono tutto la trasmissione detto fatto, vabbè, ma al di là di questa cosa qua, voglio dire, guardatevi intorno perché in TikTok, perché ho un canale TikTok in cui faccio le cose che si fanno in TikTok, quindi proprio quello lo dedico al mio divertimento personale, ai miei amici. E dove altro? Non so, mi sono scordato. Ah, podcast in Spotify piuttosto che in Google Podcast, Apple Podcast, quello che vi pare. Seguitemi. La fisica che ci piace, podcast show. Punto a capo. Cominciamo. Allora, attenzione. Affrontare le proprie paure. Step numero uno, accettale. Allora, ragazzi. Io ogni volta che facciamo così, partiamo dall'università, mi piazzo un po' al centro, abbastanza tosta come cosa. Ogni volta che dovevo fare un esame all'università era dura. Io mi sono già scelto una facoltà, insomma, pesante, che era fisica, no? Fisica, studiare fisica, insomma, era una facoltà, un corso di laurea piuttosto pesante, però francamente non mi sento di dire che ci sono corsi di laurea più leggeri e più pesanti. Per me era veramente dura, perché affrontavo questo esame con la paura dell'esame, con il timore, con il fatto che già mi facevo i film. Ragazzi, i film! Io mi facevo i film! Mi facevo i film su quello che doveva già succedere. Questa è una cosa sbagliatissima. Ogni volta che devi fare un passo, la paura, il timore. Allora, la paura ha diversi gradi. Può essere veramente terrore per qualcosa, come quando entri in una casa di fantasmi e ti spaventi, fino al timore, fino all'insicurezza. Anche l'insicurezza è una forma piccola di paura. La paura la hai per tutte le cose. E fidati, tesoro mio, la paura l'avrai tutta la vita. Ma questo non è che io, non è che ti sto dicendo avrai paura tutta la vita. No, è così. Perché la vita è fatta di tante sfumature. Fra queste c'è anche il timore, l'insicurezza e la cosiddetta paura. Mi sono cagato sotto per quella cosa. Devo fare l'esame di maturità, mi sto cagando sotto, cioè sto avendo paura. Questa è una cosa normale. E tu dirai, vabbè, mi hai risolto i problemi. No, ti sto dicendo che c'è. Ti sto dicendo che c'è. E ti sto dicendo, è inutile che pensi di potertene liberare con un'aspirina. Non esiste l'aspirina della paura. Non esiste. Non esiste. La devi accettare. Ti devi sedere in quella paura. Attenzione, non vado avanti. Non vado avanti. Focalizza la tua attenzione solamente su questo. La devi accettare. Cioè, ogni volta che hai paura, devi avere paura. È un senso che devi provare. Sei umano. Sei umano, la devi accettare, cioè tu devi sentirla questa paura, deve entrare a far parte del tuo essere. Io ragazzi ho paura, ho paura ogni giorno e tutti quelli che mi circondano lo sanno. Perché non mi guardate così? No. Perché io ogni volta che devo fare qualcosa ho paura. Vi racconto una cosa, non dirò il nome però, non lo dico il nome.
Con il mio gruppo gospel abbiamo avuto diverse collaborazioni, ok? Abbiamo fatto diverse cose in giro. Ho conosciuto un grosso artista con il quale abbiamo lavorato, quindi io non, cioè voglio dire, non vado oltre perché non vo, alla fine va stato, si descrive un essere umano. Parlando con un suo collaboratore, sapete che mi ha detto questo collaboratore? Tu non immagini questa persona quanto è insicura, quanta paura ha ogni volta che fa le cose. Io sono rimasto così. E dentro di me dicevo, ma veramente, quella persona lì è insicura. Cioè, perché ha successo, ha celebrità. A noi guardiamo le stelle del cinema, no? Quelli sono felici. Quelli non hanno paura. Quelli sono arrivati. Ma che dici? Che dici? Non è vero. Allora, quella persona che mi ha raccontato quella cosa di quel grande artista, mi ha fatto capire una cosa. Poi sempre con i gospel, no? Noi abbiamo nel corso degli anni cantato, continuiamo a cantare con i miei gospel i brani di artisti famosissimi in tutto il mondo che hanno cantato nei cori gospel. Una di queste era Whitney Houston. Io parlo al passato, era Whitney Houston. Ma tu te la sei guardata la storia di Whitney Houston su Netflix? Amore mio, lovino mio, guardati la storia di Whitney Houston su Netflix. Guardatela. Vattela a vedere. Grande voce. Ragazzi, grande personalità. Ma una persona che aveva tante insicurezze, che aveva tante paure, che è stata molto attaccata durante la sua vita, attaccata dalle persone. Dal giudizio, aveva paura di quel giudizio. Aveva paura di quel giudizio. Si è uccisa. Almeno questo si pensa. Quindi non legate il fatto che voi avete paura e gli altri no. Punto numero due. Guardatevi intorno. Ma sta andando il video? Scusa un attimo. Ah, ok. Cioè, mi ha preso un colpo. Perché ho detto, sto facendo tutto questa cosa qua. Guardatevi intorno, ragazzi, guardatevi intorno. Scoprite le storie delle persone. Scoprite la storia di Nadia Toffa. Nadia Toffa. Scoprite le storie che stanno intorno a noi. Rendetevi conto che siamo tutti esseri umani e passiamo tutti attraverso tante sfumature della vita, ragazzi. Tante sfumature. Allora, uno, accettale queste paure. Entra nell'ottica che le devi accettare, che ci sono. Non puoi negarle. Non puoi avere paure e basta. La devi riconoscere quella paura. La devi riconoscere. Devi dire, io ho paura di quella cosa. E lo devo accettare. Ci sta. Ci sta. Ok, ho paura. Sono umano. E mi guardo intorno. Quell'artista, quella persona famosa, quell'influencer, il prof, quando è passato da questa cosa, ha avuto le stesse paure mie, se non di più, se non di più. Perché fidatevi, io gioco con le mie paure, le sto gestendo nel corso del tempo e ancora non le ho gestite, non ho capito come vanno gestite. Cioè, io non vi sto dando la ricetta, ti prego, non ti sto dando la ricetta. Non ti sto dando la ricetta, ti sto dicendo però guardati intorno. Tutti hanno paura di qualcosa, qualcuno, qualche evento, qualcosa che devono affrontare, una situazione particolare, un gruppo di persone, un capo, un subordinato, non lo so, un amico, non lo so, non lo so. Però hanno paura e basta a volte. Hanno paura e basta. E sono supini sotto quella paura, sono passivi sotto quella paura. Quello è sbagliato. Quindi guardati intorno, renditi conto che il mondo vive il sentimento della paura. Tutti, anche i più grandi, anche quelli della televisione che sorridono, anche le tue star del web.
Terzo consiglio. Allora, io ho sentito una frase un giorno, te la dico in inglese. If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Se non ami te, come diavolo puoi amare gli altri? Allora, se tu hai una lotta interna, non ti piaci, non ti ami, non ti accetti. Non si fa così, non si fa così, non puoi fare questo, non puoi farlo, perché tu sei tu, ti devi amare, ti devi mettere a posto i capelli, ti devi mettere un po' di trucco se sei una ragazza o se sei un ragazzo, ma chi se ne frega? Cioè, sentiti te stesso, sentiti, amati, accettati, amerai gli altri. Non è che... Se ami te, amerai gli altri. Andrà automaticamente. Quando tu sei... Allora, essere in pace con se stessi non avviene così. Ti guardi allo specchio. Ah, ma quanto sono buono! A posto, ho risolto i problemi della mia vita. No, è un processo. Ci passi, no? Ci passi attraverso. E ricordatevi, ognuno di noi è diverso dagli altri. Allora, attenzione, il terzo punto, scusatemi, non è che ci dobbiamo passare così veloce veloce. L'amarsi è importante perché è il processo che fai su te stesso nel costruire l'amore verso di te. Mi piaccio. Mi piace la mia intelligenza, mi piacciono i miei occhi, mi piace come guardo, mi piace come sorrido. Mi piace quello che ho dentro e che tiro fuori. Mi piace come mi vesto, mi piace questo, mi piace come i capelli me li fa. Io quando ero piccolo, avevo 20 anni, facevo i capelli gialli, rossi, verdi, blu, me li sono fatti mesciati. Mio padre diceva: ma perché ti colori i capelli? Mia madre diceva: finché ce li hai, fallo divertire. Finché ce li ha, fallo divertire. Mio padre li aveva già persi a 18 anni. Cioè, hai capito? Divertiti. Io quell'amati, Madonna, che peccato. Metti tu, segna sulla tua lavagna, prendi appunti, virgola, divertiti. Ma chi se ne frega, divertiti. Vestiti, ti piace. Certo, non esagerare. È chiaro che poi ci sono posti e posti. Cioè, voglio dire, allora, quando uno dice, ma mi posso vestire come mi pare, dove mi pare? No. Attenzione, ci sono posti e posti. Io ho una sintonia. Vedi, mi sono preso queste, io me ne sono preso queste magliettine a Madrid. Madonna. Ho trovato un posto meraviglioso. Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, c'è un negozio in una strada di Madrid, nella quartiere Lavapiés. Ma c'aveva queste magliette fantastiche. Me le compro. Mi piacciono i colori, mi piacciono le cose così. Allora, hai capito? Ti prego. Ti prego. Interpretati. Interpretati. Interpreta. Scusa, interpreta te stesso. La tua natura. Come sei? Amati. Quello abbatterà una parte delle paure. Non ti toglierà tutto. Cioè, questi ragazzi sono... Non so come puoi saltare da uno all'altro, ma sono suggerimenti, sono cose che io ho provato su me stesso. Ed è un processo, ragazzi, che non è durato un giorno. Ti prego, non devi ottenere la soluzione in un giorno. Ficcatelo nella testa. La soluzione non è un giorno, è un processo. Devi essere forte. Sii forte, io l'ho scritto qua. Aspetta, ci arriviamo. Punto numero 3. No obiettivi, sì viaggio. Allora, le nostre principali paure nascono dall'obiettivo che abbiamo nel fare le cose. Cioè noi pensiamo, io devo fare quella cosa, io devo fare quell'altra cosa. L'obiettivo mio è fare l'esame, ma no, se non faccio l'esame mi crolla il mondo. Questa è una cosa in realtà che a me succede tuttora. Cioè se io non faccio quella cosa... sono fuori schedule, quindi ho perso tempo. No, ragazzi, no. No, perché io mi rendo conto quando mi capita di saltare la mia schedule, e vi posso assicurare che la mia giornata è piena di cose che devo fare. Se mi salta qualcosa, per un motivo qualsiasi, perché manca la corrente elettrica a caso, io dovevo fare 3 video, dovevo girare 3 video, manca la corrente elettrica. Io entro in crisi per questa cosa. Però poi sono entrato in crisi la prima volta, la seconda, la terza. Poi mi sono reso conto che saltando quella cosa l'ho recuperata un altro giorno. Cioè non è che nasceva tutta questa mia paura, questo mio timore, questa mia agitazione era ingiustificata, perché alla fine non lo fai oggi, lo fai domani, ma ti stai ponendo un problema che è piccolo quanto un granello di sabbia nei confronti di una spiaggia. Ma ti rendi conto? Stai guardando al tuo mondo quando esistono
100.000 stelle nella tua galassia e ci sono andate 300 miliardi di galassie. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Quindi non guardare gli obiettivi come singoli, guarda piuttosto il viaggio che stai facendo, che stai costruendo. Cioè, hai un percorso che è a lungo termine, no? Gli studi, la carriera, il lavoro. Cioè, non guardare il piccolo fallimento o anche non dare troppo peso al piccolo successo. Goditelo. Goditi i successi, per carità, certo è chiaro, ma non dare troppo peso, cioè vai avanti, goditi il viaggio. E il viaggio è la vita. Ci sono tanti piccoli viaggi in questa vita, goditeli questi piccoli viaggi, non avere fretta di spingere troppo. Lo yoga, attenzione, io l'ho nominato, perché? Perché ti racconto naturalmente una cosa mia personale. Quando io ho cominciato il conservatorio, cioè ho cominciato a studiare, studiavo violino in conservatorio, ragazzi, ve lo dico, io avevo paura di suonare davanti alle persone. Chi di voi è musicista? Sapete che cosa sono i saggi? Sapete che i saggi arrivano a maggio? Lo sapete, a maggio. Io avevo paura già da gennaio. Perché era tutto uno studiare questi brani, cioè la sonata, la cosa, per mesi, mesi, mesi e mesi, in funzione di quelle esibizioni che normalmente era davanti ai miei genitori, a mia zia, a mia nonna e ad un pubblico di altre 20 persone. Cioè, voglio dire, questo era il livello, no? Io adesso magari in TV parlo davanti a milioni di persone, o il canale YouTube sto parlando davanti a tante persone che vedono il mio video, che piano piano poi diventano milioni col tempo. Cioè, voglio dire, allora. Cioè, io avevo il terrore. Allora, che cosa è successo a un certo punto? Io non mi ricordo qual è stato l'episodio della mia vita che mi ha fatto scoprire lo yoga. Considerate che potevo avere 16 anni, 17, scuole superiori. Ero alle scuole superiori, me lo ricordo bene, perché non dovevo affrontare l'esame di quinto anno di violino che ho fatto durante il mio quarto anno di liceo scientifico. Quindi, praticamente, potevo avere 18 anni, se 17, ti è 16, 18 più o meno. Io ho cominciato a fare yoga. Beh, scusatemi, a me è servito. Lo yoga intanto non è uno sport facile. Lo yoga è uno sport molto complicato, è uno sport, non è om, ti metti là, respiri e buonanotte a tutti. No, lo yoga è una cosa seria. Lo yoga è uno sport serio. Fai yoga, ti fa male la schiena perché devi concentrarti sulla respirazione, hai delle posizioni, delle posture che devi assumere e devi respirare, ti devi concentrare sul respiro. Lo yoga ti educa, lo yoga è orientale e tutti quelli che hanno una cultura orientale si educano, ti educa, ti fa concentrare, ti fa sviluppare la concentrazione, lo dirò anche nel video della concentrazione, parlerò dello yoga. Lo yoga mi ha permesso, ho fatto un paio d'anni di yoga. Nel primo anno il primo saggio è andato così così, il secondo anno è andata molto meglio, io ho potuto prendere il controllo di me stesso, ragazzi, grazie allo yoga. È uno sport, è una disciplina che se fai seriamente è dura. Io non so quanti di voi lo fanno, l'hanno provato, ma è dura. Cioè è difficile. Senti dolore quando finisci se l'hai fatto bene, il giorno dopo hai l'acido lattico, come se hai fatto una lezione di sport con isometria, ecco, fondamentalmente isometria, no? Cioè, ragazzi, è pazzesco. Io non so quanti di voi qua fanno sport e tutto, commentate. Cioè, ditelo, lo yoga. Allora, a me non ha risolto i problemi della mia vita, è una somma, ti prego, la somma fa il totale. 2 più 2 più 2 più 2 più 2 fa 10. Ma ti prego, 2 più 2 più 2. Non puoi avere 10 tutta una volta, non avere fretta. Allora, lo yoga è una strada, è una bella disciplina. Ti disciplina, t'aiuta. Consiglio numero 7. Parla. Parla, racconta le tue paure. Dici a chi? Non te lo posso dire io. Non te lo posso dire io. Perché tu sai chi ti circonda. Sai tu chi ci ti è intorno. Posso darti dei consigli? Ok, te li do. I tuoi genitori, fratelli e sorelle, cugini, la famiglia. Io avevo, oltre che i miei genitori, che sono stati sempre e sono tuttora,
i miei confidenti e non ho mai avuto paura di raccontare le cose ai miei genitori. E non è stato mai sempre facile. Una zia, e avevo una zia alla quale ero particolarmente legato durante il periodo della mia adolescenza, spesso parlavo con lei, tuttora parlo. Diciamo, adesso la vedo meno, ci vediamo meno, però in quel periodo è stata particolarmente importante nella mia vita. Gli amici, non te ne servono 10, non te ne servono 10, non ti servono 10 amici. Uno, basta, atiut, uno, alla barese te l'ho detto, uno solo. Fino fidanzato, fidanzata, sì, anche diciamo che il partner è la persona sulla quale noi scarichiamo di più tutto quello che ci appartiene. Però io penso che se, allora, se davanti a me in questo momento ho un adolescente, genitori tutta la vita, fratelli, sorelle tutta la vita. Amici, amici veri, ok? Fidanzato, fidanzata vengono dopo, cioè sono la persona che sarà il tuo confidente, la tua confidente quando comincerà il processo di vita, fra l'altro non avere fretta di sta storia qua, dell'innamorarti. Ne parleremo una volta. Non te lo dico no, aspetta. Però parla. Apriti, confidati. È molto importante. Fatele le chiacchierate, sono terapeutiche, terapeutiche, cioè fanno bene, parlare fa bene, ti costruisce questo scudo, ti aiuta, ti rinforza, ti tempra. Ed ultimo consiglio, rapporta tutto alla vita. Allora, Bonolis, Paolo Bonolis faceva una trasmissione che forse troverete in YouTube, si chiamava Il senso della vita. Andatela a vedere. Allora, lui faceva raccontare, parlo al passato perché la trasmissione non l'ha più fatta, io mi auguro che la rifaccia perché veramente era molto bella. Lui faceva raccontare ai personaggi celebri, famosi, scrittori, attori, cantanti, sportivi, scienziati, premi Nobel, ma chi vuoi? La loro vita attraverso delle fotografie. E io ogni volta che guardavo questi video, spesso mi sono un po' commosso. Perché noi facciamo un percorso durante la nostra vita. E spesso non ci godiamo il momento. Quando sentivo raccontare le loro storie alle persone più grandi, cioè a chi magari aveva 70 anni, 80 anni, 90 anni, e tu li vedevi raccontare la loro vita, scusatemi, con un po' di nostalgia, allora io forse quando ho visto quel programma, non lo so, ha fatto 10 anni fa, l'ultima volta, io avevo 30 anni, no? E ho detto, come siamo stupidi certe volte a non goderci il momento. Non ce lo sappiamo godere il momento. Cioè, pensiamo che tutto sia un problema e che nulla sia risolvibile quando abbiamo una vita davanti. Allora, quello che vi voglio dire è questa vita, godetevela. Quando io quest'anno, scusatemi, quando Nadia Toffa è morta, io ero a New York. Ero per la prima volta a New York. Ho acceso il mio telefono una mattina.
e ho scoperto che era morta. E mi è dispiaciuto morire perché a me le piaceva, cioè. E allora ho detto, dammi un attimo, ho detto non è giusto, non è giusto. Quella è stata la mia prima reazione, però poi, quando mi è capitato di sentire dopo delle sue interviste, che lei ha fatto quando già stava male e sapeva che doveva morire. Allora io vi dico, amatela la vita, non abbiate paura per le piccole cose, non vi fermate alle piccole cose perché andate avanti, studiate, impegnatevi, gioite dei vostri successi. Scusatemi, non volevo che finisse col pianto, non volevo che finisse così il video, però sapevo di dover parlare di lei durante questo video. Cioè, sapevo che poteva succedere. Cioè, capite, lei, davanti a lei, aveva tutta una vita, no? Però lei, a un certo punto, era cosciente che forse il momento era arrivato. Però continuava a raccontare con la forza che aveva dentro. Amatela la vita. Ma ragazzi, amatela la vita. Amatela. Quindi non vi fermate alle cavolate, cioè, ce la faccio, devo chiudere. Devo chiudere. Questo dire queste cose è solo per arrivare qua. Le paure sono piccole cose, sono piccoli pixel nella fotografia complessiva. Ammettilo, sto pixel, ammettilo, non ti stare a preoccupare, non ti frenare. Vivi con felicità, non vivere con paura, non ti bloccare. Abbiamo tutti gli stessi problemi, abbiamo tutte le stesse paure. E soprattutto, in qualsiasi momento, mordila la vita. Allora, ce la faccio, non posso andare avanti, non riesco a fermarmi di piangere, scusatemi, vi chiedo ancora scusa. Vi prego, commentate questo video. Vi prego, commentatelo. Va bene.